allo tempo delle tiempi, migliaia d'anni a re, quando Roma erano paesietro di pecorari e zappaturi, rintaste montagne nostre, rintaste guagioni in vuti, in c'era gente che non aveva paura. Cristari e di falcone e aquila volavano per l'aria, le chiomare erano chiene di trotte e capituri, ursi, cignali e lupi erano padroni di sti oschi, libre ampi ti facevano tremà, a russulo non menà. Come meravigliosa era questa terra del sud, un campo fertile e rigoglioso. La nostra patria era un sorriso del Signore, la provvidenza la faceva abbondante e prospera, lieta e tranquilla, gaia e bella. Aveva leggi sapienti, morigerati costumi e pienezza di vita. Aveva un esercito, flotta, strada, acquedotti, opifici, tempi e regge meravigliosi. Aveva un sovrano nato napoletano e dal cuore napoletano. L'invidia, l'ateismo e l'ambizione congiurarono per abbatterla e spogliarla. Al momento dell'unificazione, il regno delle due Sicilie era meno povero ed arretrato di quanto si sia voluto far credere. La consistenza monetaria del Banco di Napoli, al momento della conquista piemontese, era di 443 milioni di lire, mentre quella di tutto il resto dell'Italia era di 148 milioni. La pressione fiscale dei Borboni sui cittadini meridionali, grazie alla politica finanziaria di Tanucci, era quasi la metà di quella esercitata dai Savoia sui piemontesi. Per molte produzioni agricole il sud deteneva il primato e nel meridione vi era il 51% di tutti gli operai occupati nell'industria italiana. Nel Golfo di Napoli erano localizzati la più grande acciaieria e i più grandi arsenali che vi fossero in Italia. I piemontesi realizzarono una strategia di rapina che solleva inizialmente la reazione sanguinosa del brigantaggio e quella strisciante della camorra, per accamparsi quindi sul deserto delle istituzioni. In Irpinia e in Basilicata l'esercito piemontese uccise più di 5.000 contadini, considerati briganti.
Filomena, 20 anni di lavori forzati. Servina, morta in carcere. Maria, condannata a morte. Michelina, seviziata e uccisa. Teresa, condanna all'ergastolo. Giocondina, 20 anni di lavori forzati. Giuseppe, 20 anni di lavori forzati. Giovani donne, povere come si poteva essere poveri nell'Ottocento. Ignoranti, sfrontate, coraggiose, disperate. Spesso feroci verso una società che chiedeva loro di donare in silenzio e in disparte la vita. E loro invece la vita la tolsero, e se la fecero togliere, occupando rumorosamente la scena del primo decennio dell'Italia unita, gli anni del brigantaggio. Quella che fu una vera e propria guerra civile che causò la morte di migliaia e migliaia di neo-italiani, ebbe nel ruolo dei cattivi eroi violenti e romantici, idealisti e attaccabrighe. I briganti, i cui nomi e la cui fama mascheravano la miseria e l'ignoranza da cui cercavano di riscattarsi contro tutto e tutti, incuranti del fatto che la storia stava disegnando un nuovo mondo, destinato a appoggiarsi ancora una volta sulle spalle dei più deboli. Se so accomodare.